Non dimentica i suoi giovani, Premolo, familiari e amici hanno voluto ricordare con una festa Mauro Bana, Pietro Rota ed Eleonora Stolfi, scomparsi un anno fa in due diversi incidenti stradali. Vediamo il servizio con le interviste al sindaco di Premolo, Emilio Rota, papà di Pietro, e a Daniele Zamboni, uno degli organizzatori. Buonasera, siamo a Premolo, nel pieno svolgimento della manifestazione Forever Young per non dimenticare, dedicata ai nostri tre ragazzi di Premolo, tragicamente morti lo scorso anno in due incidenti stradali in piena estate. In questa seconda serata, che è stata apprezzata come quella di ieri sera, che era la prima, sta per iniziare il concerto della band Ligabue Cover Band. Chiaramente una band che canta esclusivamente canzoni di Ligabue. Ieri sera, come prima serata, c'era Blast Cover, che è una band che fa tributo a Vasco Rossi. Questa manifestazione è la seconda edizione che svolgiamo, è organizzata dai genitori e dai ragazzi insieme agli amici più, diciamo, più intimi, che colgo qui l'occasione per ringraziare pubblicamente per la loro disponibilità da 3 o 4 mesi a questa parte a riunioni per organizzare tutte le varie cose che servono per la festa. Chiaramente un caloroso ringraziamento anche a tutti quanti hanno partecipato. Da chi prepara il cibo, a chi lo distribuisce, a un po' a tutti, insomma. Questo appuntamento vuole diventare un appuntamento fisso delle estati premolesi per mantenere vivo in tutti il ricordo dei ragazzi. Mi dicono che la cucina è stata molto apprezzata e di questo sono felice e ribadisco un ringraziamento particolare a chi si è dato da fare per soddisfare, tra virgolette, le voglie un po' di tutti. Un caloroso ringraziamento per concludere a tutti quanti hanno partecipato alle due serate e colgo l'occasione per invitare tutti nuovamente alla manifestazione dell'anno prossimo. Grazie. Siamo qui per tirare le somme di questa festa di Forever Young per non dimenticare i nostri cari amici Mauro, Pietro e Leonora e devo dire che tutto sommato non possiamo lamentarci, anzi dobbiamo dire che abbiamo ottenuto un grande successo. Moltissimi amici hanno risposto a questa festa e sono tornati per ricordare i nostri cari amici che ormai ci guardano dall'alto, dalle stelle. Quindi posso solo dire che tutto si è concluso nel miglior dei modi e vi aspettiamo naturalmente l'anno prossimo perché ci sarà questa festa e proporremo sicuramente cose nuove e ancora più belle. Grazie e all'anno prossimo.